Mi diceva che il suo ultimo lavoro è stato un fiasco. Sì, una vera schifezza. Per colpa altrui. Non sapevo come reagire, Zerina insisteva. Dicono che non dovevo permettermi di mettere mano ai testi, che quello è lavoro tuo e sono cazzi tuoi. Ecco. E ora invece deve scrivere il disco decisivo per la sua carriera. Non lo definirei decisivo. Altrimenti la sua ex compagna la morderà. Sbrigati, mandaci l'assegno. Non la definirei ex compagna. E come dovrei definirla? Abbiamo avuto una storia 15 anni fa. Da cui è nata sua figlia. Dov'eri, in terapia per caso? Sì, è che... Come lo sai? Non lo sapevo, tu vai davvero in terapia? Se non farà un disco di successo e non garantirà a se stesso una carriera futura, non potrà più pagare a Patrizia gli alimenti per mantenere vostra figlia, né tantomeno la quota di affitto che adesso è costretto a pagare... Scusi, com'è che si chiama la sua coinquilina? Allora, come mi sta? Bene, bene, ti sta molto... molto bene. Magari una nuova situazione personale potrebbe aiutarla a distrarsi. Ce l'hai Tinder? Ma funziona? Certo che funziona. Ma comunque cercherò di fare il miracolo per renderti appetibile. Ma l'Africa com'era? Ci sono un sacco di persone nere. Ah. Sono bloccato. Poi c'è la madre di mia figlia che vuole solo il mio assegno. Scusa, lo so che non è carino da dire, però io... Ti prego, fammi entrare. Mia figlia che si inventa delle balle colossali solo per mettermi in imbarazzo con la mia coinquilina. Siamo solo... com'è che si dice? Trombamici. La terapista che mi dà dei consigli che non portano da nessuna parte. Dia la possibilità a tutto quello che ha dentro di esplodere. E allora lo faccia anche lei con le sue tette. Il disco deve fare successo per forza e poi ci sei tu che... Io cosa? Tu mi mandi fuori di testa! Cosa ho fatto per meritarmi due genitori come voi? Non fare quella faccia, anche tu ne hai sparate di bugie. Non ti è mai venuto in mente di dirmi che hai una figlia? Io non sono capace di fare niente. Potevi ospitarmi qui. Ma lo sai che non vivo da solo? Lo so, ma so anche che tra te e la tua coinquilina non c'è nulla, quindi... Hai visto? L'ho trovato nel tuo cassetto. Il problema è la tua faccia, purtroppo. Per fortuna che ho preso dalla mamma. Senza offesa. No, no, figurati.